Ritorna dopo il successo dello scorso anno Pane e Carlino, la grande iniziativa del Carlino Ravenna e del sindacato panificatori Confcommercio della provincia. L'iniziativa intende avvicinare le persone alla quotidianità del pane fresco artigianale, abbinandolo al giornale più venduto del territorio. A partire dal 20 aprile, il Carlino Ravenna pubblicherà un coupon che darà diritto a uno sconto del 10% per acquisti di prodotti da forno. La novità di questa edizione è che verrà consegnato al cliente anche un omaggio alimentare per promuovere il consumo di alimenti naturali e di qualità. È importante soprattutto la riproposizione dell'iniziativa, che è molto giovane perché è al secondo anno, ma l'anno scorso ha avuto veramente un grandissimo gradimento. E questo ci rincuora e ci rafforza nella volontà di affermare e di valorizzare ancora di più i nostri panificatori artigianali, che utilizzano tutti i prodotti molto genuini e che sono i depositari poi delle antiche ricette romagnole, e quindi dobbiamo dire grazie al fatto che una tradizione, una storia non si disperda. In più il consumatore ha il vantaggio di poter avere, con una spesa minima di 5 euro, uno sconto del 10%, e in più quest'anno abbiamo messo anche un piccolo omaggio che può essere la passata di pomodoro, la farina, il piatto, la confezione di legumi, che sono appunto un rilancio ancora di più sull'iniziativa, proprio per ringraziare il cliente che fa riferimento al punto vendita del tradizionale del panificio, del panificatore. Le tradizioni vanno tutelate in tutti i modi, e questo è alla base della spesa quotidiana, perché il giornale, il pane, uniti per poi ricevere anche un omaggio, un regalo, un riconoscimento, uno sconto, sono comunque cose che danno sempre un gran piacere. Quindi la massaia, quando andrà, chiunque persona che andrà comunque a prendere il giornale, avrà la possibilità di ritagliare il coupon, avrà la possibilità di avere uno sconto per prendere il pane fresco quotidianamente, appunto, la cosa che unisce, la parola che unisce l'iniziativa, e avere anche un omaggio che comunque di base, che sono la farina, appunto, e il pomodoro e la passata di pomodoro, che uniscono le cose. E male, visto anche i tempi che stiamo attraversando, sicuramente male non fa. Oggi sempre di più rischiamo che il consumatore perda di vista la qualità del prodotto. Riteniamo che il pane artigianale, il pane fatto dal fornaio tutti i giorni, sia di una qualità superiore a quella che invece viene a volte spacciata in punti dove viene riscaldato, ultimata la cottura, dove abbiamo un pane caldo che a mio avviso è diverso che pane fresco. L'iniziativa è importantissima per il Lughese, è un modo per dire ai nostri clienti di tornare ad avere una buona abitudine, come quella di comprare il quotidiano tutti i giorni, e l'abitudine di andare a comprare il pane fresco tutti i giorni, come si faceva una volta, per avere il pane fresco artigianale sulle nostre tavole, non il pane surgelato, magari pieno di additivi, come purtroppo sta accadendo. Ma Lugo è ancora una città che va a comprare il pane? No, purtroppo sta smettendo, è già una decina d'anni che il trend è in calando e si sente. Magari con il pane la gente ne mangia sempre meno e lo compra dove capita. Quando va a fare la spesa al supermercato lo prende lì. E specialmente le famiglie giovani vanno sul confezionato perché è meno impegnativo, basta andarlo a prendere una volta alla settimana, e purtroppo i giovani si abituano male. I dottori, bisogna che smettano di dire di non mangiare pane, cosa, almeno di portare sulla via di un pane alternativo, pane con la crusca, quello che dicevo prima, meno sale, meno grassi, un pane genuino come veniva fatto una volta, un pane povero. Adesso stiamo tornando indietro e vedo che i giovani iniziano a capirlo.